Iacovella ha picchiato un minorenne. Voglio un titolo su tre colonne. E vacci giù duro. Sta attento, sii prudente, dai fastidio a troppi. Ma perché ce l'hai tanto con Iacovella? Perché è convinto che per risolvere i problemi di questa città ci voglia soltanto il pugno di ferro. Questa è una città che ha un porto, che ha una fiera, è un centro d'affari importante. Certo, ci sono anche affari sporchi. Don Antonio, è vero che testimonierà contro Dante Ragusa? E la stupisce? E la pagherà cara la lottizzazione del golfo. Turi, adesso. Don Antonio! La gente va spaventata, non uccisa, idioti. Marinaldo, scendi! Indietro! Datevi le armi e mettetevi laggiù, presto! Dai, Antonio, molla tutto, scappa! Viene fuori. Trovami subito quella maledetta auto. Devo riavere quella borsa. C'è la lettera del ministro là dentro. No! Non sta buono! Blasi, dov'è? Ho detto che non lo so, Cristo! Quello che ci fa paura è la sua voglia fin troppo evidente di volersi vendicare. Vorrei vedere se avessero ucciso uno di voi, come reclamereste la testa dell'assassino. Non c'è solo la polizia a dare la caccia ad Antonio. E tra Iacovella e Ragusa, non so chi sia peggio per lui. Se mi abbandoni anche tu, è la fine. È già la fine, Antonio, ma ti starò vicina. Se lo beccano, Blasi è un uomo morto. Sai dove trovarlo? Un'idea ce l'ho. Uccidilo. C'è dietro uno molto potente. E so una cosa che lo rovinerà. Ragusa? Ehi, senti un po'. E così intervistiamo gli assassini. Ma perché non chiedi che ti mettano al mio posto? Perché non diventi tu il capo della mobile? Ricordatelo bene. Se lo ammazzi, giuro che ti rovino. Hai capito? Sì, ho capito. Ormai comandate voi. Noi altri serviamo solo per farci ammazzare.